Chinatang è un ristorante cantonese aperto nel 2005, si trova all'interno del Dorchester, un ristorante indipendente. Offriamo probabilmente una delle migliori cucine cantonesi qua in città, a Londra. E poi c'è il bar. Il bar è quest'area qua, molto tranquillo magari durante il giorno, durante il pomeriggio, e poi comincia a diventare un po' più movimentato verso la sera, verso l'ora dell'aperitivo fino alla sera. Questo bar, questo bancone specialmente, viene dalla Cina, viene da Hong Kong, è un misto tra, viene da Hong Kong e Shanghai. E il nostro proprietario, Sir David Tang, che è un businessman di Hong Kong, ha disegnato il Chinatang e quindi ha disegnato anche il bancone del bar. Il legno è legno di quercia e lo stile che Sir David Tang ha voluto creare è quello di un art deco 1930-1940 Shanghai art deco style. I bar di albergo comunque sono dei locali lussuosi, quindi sinonimo di lusso, ordine, pulizia. E tutto è pensato sì ad attrarre il cliente. Il cliente vuole rilassarsi e divertirsi, però è fondamentale ricevere i drink in un tempo breve, in un tempo limitato. Ci sarà sempre la richiesta del cliente: faccia lei. Ed è molto importante, o almeno mi sono trovato in situazioni dove è molto avvantaggioso avere dei cocktail già in testa prima del servizio, e per essere preparati a questa richiesta. Innanzitutto bisogna delle direzioni, ci sono sempre delle domande. Non troppe, perché non deve essere un interrogatorio. In questo caso, che direzione vado? Creo qualcosa di semplice, ma comunque che abbia gusto, che abbia sapore, e visto anche la stagione, qualcosa di fresco. Non vado a cercare gusti particolari, gusti specifici. Usiamo della vodka, che comunque lo spirito ed è il corpo ed è lo scheletro del cocktail, è quello che tiene su tutto il resto. Quindi vodka, usiamo un po' di lime invece di limone, perché lime è più esotico. Lime è meno aspro, più dolce, ha più sapore. Usiamo dello zucchero, perché comunque quando si usano degli ingredienti aspri devono essere sempre in qualche modo bilanciati. Zucchero è importante perché eleva il gusto. Senza zucchero un drink non avrebbe nessun gusto, esattamente come il sale negli alimenti. Un po' di bianco d'uovo nei cocktail aiuta la schiuma, aiuta il bilanciamento del drink, aiuta un po' ad elevare la schiuma del cocktail. Magari va un po' montato prima, aiuta gli ingredienti ad amalgamarsi meglio tra di loro. Mettiamo della menta all'interno dello shaker. E una bella shakerata. Musica maestro. Ho deciso di fare questo drink che alla fine non è altro che un vodka sour con il lime shakerato con della menta. La semplicità vince sempre. Nel momento in cui il cliente chiede faccia lei, cerco sempre qualcosa di semplice. Elaboriamo questo drink con una spruzzata di assenzio all'interno del bicchiere, solamente per dare questo aroma di anice. Basta, non lo voglio come ingrediente, voglio solamente il profumo dell'anice. La decorazione è importante comunque per il cocktail, in quanto il primo sorso viene fatto con gli occhi, esattamente come in un piatto va decorato. Quando un alimento finisce nel piatto va decorato, perché l'aspetto visivo è il primo impatto, è importante. Quindi lo decoriamo con del lime secco
disidratato e della menta. Ecco qua.